sono passata a far visita alla mia amica, la ginista dello Zando. La zona è pericolosissima, infatti, molte radici si alzano. Questa è la Valle dell'Anzanto e questa è la Mifite della Valle dell'Anzanto, luogo sacro agli italici dove era venerata la dea Mifite. Quello che vedete adesso è il laghetto sulfureo. E questa grossa attività che si vede nelle acque, anche il rumore, è dovuto alle esalazioni benefiche che vengono dal fondo della terra, che risalgono attraverso la falda acquifera, danno questa sorta di idromassaggio. Io sento già gli occhi che mi bruciano a causa dell'anidride carbonica e dell'acido solfitrico che esala, però non posso fare a meno di andare a salutare la mia protetta, la ginesta dell'Anzanto. Eccola qui, ginesta anzantica che fu riconosciuta da Gussone e poi un po' dimenticata da tutti. Io l'ho riscoperta e sto cercando gli esperti che possono aiutarmi a farla rieleggere a specie. Ed è venuto anche un testo, è nato dall'incontro con questa pianta che abbiamo pubblicato insieme a Gianni Riva, un altro appassionato naturalista come me. Questa è la Valle dell'Anzanto, quello è il bosco di Santa Felicita di fronte. Ecco, e questo è il lago Solfureo. Quello giù in fondo è il vado mortale, chi scende laggiù ci rimane stecchito e infatti si vede qualche cadavere di cinghiale, forse, non so, pecora, da lontano non riesco a distinguere. E il vento non mi è favorevole stasera, è proprio contro, e se sto a lungo qui rischio di sentirmi male. Per cui un saluto da parte mia, della Mifite e della piccola ginesta anzantica che da sola, l'unica legnosa su questo burrone, riesce a sopravvivere dove io non starei per un giorno intero.